Buongiorno, buongiorno, ben trovati. Sono le 11.02 di questo sabato 17 maggio. Siamo, siamo in diretta. Siamo in diretta sullo streaming di YouTube, ma siamo in diretta anche sul DOM di Elo Bank, che è il padrone di casa di questo di questa seconda giornata qui al Wired Next Fest di Milano. Siamo in una bellissima giornata di sole, devo dire la verità. Lo scorso anno, io è la seconda volta che sono qui a, diciamo, condurre, a fare un po' il gioco della giornalista per questo bellissimo spazio. Lo scorso anno erano delle giornate un pochino più invernali, quest'anno abbiamo tantissime persone qui, a parte già il nostro pubblico che è riuscito ad entrare con noi, perché è una bellissima giornata di sole. Volevo, insomma, ringraziarvi lo scorso anno di avermi così tanto voluta bene in qualche modo tramite i social, seguendo la nostra giornata. Avremo tre appuntamenti: il primo appuntamento, il secondo alle 14.30, il terzo e finale appuntamento alle 16.30, e parleremo di un argomento che è in bilico tra digitale, business, vecchio modo di acquisto, è l'e-commerce, no? Quel mondo al quale tutti in qualche modo stiamo cercando di arrivare per semplificare la nostra vita, forse. E ne parliamo con il dottor Enrico Conti di Elo Bank. Buongiorno. 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 Buongiorno, grazie di essere con noi. Mi racconterà la sua esperienza iniziale, perché il dottor Conti già 15 anni fa entrava nel mondo dell'e-commerce, e entrava nel mondo dell'e-commerce e-commerce anche grazie all'amicizia con il dottor Andrea Rangone. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È direttore dei 30 osservatori digitali del Politecnico di Milano, anche lei attivo nel settore dell'osservazione, diciamo, digitale dal 1999, anno in cui per la prima volta c'è questo osservatorio sull'e-commerce. Perfetto. Allora, prima di parlare insieme, beh, devo far vedere una scheda. Vediamo la scheda insieme e poi parliamo. Nel 2014 raggiungerà i 1.500 miliardi di dollari a livello mondiale, crescendo del 20% sullo scorso anno. L'e-commerce, nuovo Eldorado delle vendite, nella sola Europa ha oltrepassato il valore di 312 miliardi di euro, superando gli Stati Uniti e creando più di 2,5 milioni di posti di lavoro, con oltre 550.000 aziende attive nelle vendite online. Anche in Italia gli e-shopper sono in aumento a doppia cifra, toccando nel 2013 la ragguardevole cifra di 14 milioni di individui, che hanno fatto acquisti per un valore superiore agli 11 miliardi di euro. Complice la diffusione di smartphone e tablet, che ha esteso di molto l'accesso al mercato online anche nel nostro paese, dove 29 milioni di utenti entrano in internet da mobile. Dal collezionismo ai beni di lusso, dai generi alimentari agli immobili, ai servizi, su internet acquistiamo ormai di tutto. È il famoso cambio di passo che la nostra economia sta aspettando. Siamo di fronte davvero a un'opportunità che cambierà radicalmente e in meglio la nostra economia e la nostra vita? Mentre guardavamo la sigla, stavo cercando di capire con il dottor Rangone e con il dottor Conti che cosa potessi comprare tramite mobile in questi 5 minuti, in questi 30 secondi di video. Si possono comprare moltissime cose in 30 secondi su internet. La velocità, diciamo, di realizzazione di un acquisto tramite mobile è una qualità, ecco. All'interno di questo Wired Next Fest, d'altro canto, si è parlato molto. Il fil rouge dei nostri appuntamenti di queste tre giornate è stato la penna di Italo Calvino nelle sue lezioni americane, con questo festina lente, cioè affrettatevi lentamente, delle parole chiavi come leggerezza, velocità e anche lentezza. Allora, volevo parlare con il dottor Rangone, che appunto si è occupato anche di farci avere i dati che avete visto all'interno di questa scheda che vi abbiamo fatto vedere. Quali sono, cioè, il profilo dell'utilizzatore dell'e-commerce, a parte la sottoscritta che si è dichiarata utilizzatrice dell'e-commerce, che tipo poi di previsioni anche economiche ci sono per il mondo dell'e-commerce? Abbiamo visto 11 miliardi di euro in Europa nel 2013, possiamo crescere ancora? Allora, parto proprio dalla tua provocazione sul tema del mobile, no? Siamo qui tutti in giro, un sacco di persone, non siamo a casa, non abbiamo il personal computer in tasca, ma invece abbiamo il nostro smartphone. Esatto. Sono anche qualcuno che c'ha anche il tablet, è un pochino più scomodo, però comunque si può portare in giro. Ed è proprio questo uno dei trend più nuovi che riguarda l'e-commerce, proprio il tema del cosiddetto mobile commerce, quindi la possibilità di fare acquisti in mobilità comodamente proprio con questo oggetto, con lo smartphone. Ed è un trend incredibile anche in Italia. Do giusto un numero, perché
per chiarire. Ecco, praticamente nel 2013 è cresciuto il 250% il volume di acquisti fatti attraverso smartphone, iniziando quindi a pesare sul totale e-commerce italiano una cifra assolutamente non piccola. Ecco, mi però premeva... che cosa, ecco. che cosa si compra? Che cosa compriamo noi italiani? Diciamo, facciamo un profilo italiano ma anche europeo, perché il fenomeno forse anche, ne parleremo oggi pomeriggio, però dovrebbe essere allargato anche a, per un italiano dovrebbe essere semplice anche comprare su un sito americano o su un sito inglese con delle protezioni, no? Anche per il tipo di acquisto che si fa. Però che cosa compriamo? Sì. Allora, partiamo da questo dato che avete visto nel video, riprendo. 11 miliardi di euro. Dobbiamo contestualizzarlo, perché sennò per la maggior parte delle persone 11 miliardi di euro non è... Ecco, più o meno pesa, ecco vi dico questo, pesa più o meno circa il 3% del totale acquisti che gli italiani fanno attraverso tutti i canali, quelli tradizionali, i punti vendita, grandi o piccoli che siano. Quindi in questo momento l'e-commerce in Italia, 11 miliardi di euro, uguale 3% del totale acquisti che noi facciamo. Una cifra ancora un pochino piccola, perché è meno della metà della media europea, e questo ci dà già un pochino... Però che cosa blocca gli italiani? Allora, che cosa compriamo? Innanzitutto compriamo un sacco di viaggi, perché quasi il 50% di questa cifra sono viaggi. Viaggi in particolare, voli aerei in realtà. Ecco. Poi eccola una. È sempre così. Esattamente. Questi sono comprati da un sacco di persone. Poi abbiamo, sembra strano, ma un comparto che pesa non poco da noi sono le assicurazioni online. Ecco, magari un pochino meno così divertenti. Ha visto, ma... dottor Conti, che lei ha anticipato, perché il dottor Conti mi ha raccontato, diciamo, fuori trasmissione, che ha fatto negli anni, nel 2000, quindi 14 anni fa, un iniziale esperimento di e-commerce, sempre all'interno di BNL. Allora forse non già gruppo BNP Paribas, con questo e-family, il primo home banking all'interno del quale si potevano comprare delle cose, tra le quali il culatello di Zibello del quale io sarei stata prima diciamo acquistatrice, non so, compratrice. E c'era però anche il concetto dell'assicurazione online. Sì, certo, c'era tutte queste cose. È chiaro che era un momento troppo anticipato. Diciamo, poi il mondo in quei tempi prendeva anche delle grandi, come dire, disillusioni, cioè gli analisti facevano stime di crescita a due o tre cifre che poi non si sono verificate. Come sempre in questi fenomeni innovatori c'è la cosiddetta curva a ginocchio, no? Per un po' si va molto lenti e poi a un certo punto si impenna. Sbagliavano sempre il momento non sapevano dove si trovava il ginocchio della curva. Però oggi quando, questo ginocchio è arrivato. Quando lei pensò quel primo spazio e-commerce, poi oggi BNL, BNP Paribas e insomma Hello Bank in particolare, il cui claim è la banca in movimento, esatto, come te, è molto cambiata. Però mi interessava capire quale credeva potesse essere il vantaggio per l'utente nel pensare di creare uno spazio di acquisto online. Ma esattamente gli stessi concetti che ci sono oggi, solamente oggi la tecnologia più matura, lo sviluppo delle reti, lo sviluppo delle abitudini rende possibili. Cioè, in prima approssimazione, ed è la cosa più semplice, c'è la convenienza, no? Il fatto che ci sia convenienza nell'acquistare online. Convenienza vuol dire comodità, distanza, ma ci sono fattori molto più importanti che alterano il rapporto fra compratore e fornitore. Cioè, oggi il consumatore diventa da consumatore, come dire, entra in relazione con il prodotto e con la marca, può dire la sua, ha più potere, ha potere di confronto, perché c'è tanta gente e quindi confrontare i prezzi non facendo tre giorni di giri nei centri commerciali, ma in pochi secondi. Secondo, ha la possibilità di esprimere il suo parere, lo diciamo anche in qualche negozio qualche volta quando non siamo soddisfatti, ma conta di più se lo diciamo su un forum o su un blog, fa più bene un complimento, fa molto più male una critica. Quindi il potere del consumatore, del cliente, aumenta in modo straordinario. L'altro elemento, la possibilità quindi poi di avere una facilità di acquisto. Lei parlava prima di mobile commerce, parlava prima Andrea giustamente quello del mobile commerce, che si distingue perché ha più potere dell'e-commerce puro fatto da PC, perché consente di fare l'acquisto in movimento e fin qui, ma crea anche un'ulteriore categoria dell'e-commerce, dell'e-commerce in store, perché oggi col mobile non soltanto si fanno gli acquisti
diciamo, facendo le stesse cose su un mobile phone, esattamente quelle come che si fanno su un PC, certo. Ma si consente anche di interagire, per esempio, con un negozio digitale, fisico e digitale allo stesso tempo. Quindi poi alla fine noi siamo grandi fautori del mobile e del movimento, noi abbiamo messo chiaramente come il payoff del nostro marca in movimento come te. Però e quindi una per la gente che è in movimento l'e-commerce è fondamentale. Però una cosa potrebbe far la differenza tra le aziende è come si avvicinano all'e-commerce, cioè un business di successo per essere tale sul digitale, quindi un e-commerce come fa ad avere successo, contando appunto facendo riferimento a quanto detto da lei, cioè che le persone possono avere un confronto più diretto con l'azienda e quindi determinarne maggiormente il successo, cioè c'è una ricetta di successo per un'impresa? Le ricette non ce ne sono una particolare, sicuramente c'è da affrontare alcuni temi, alcune riflessioni semplici. Con l'avvento dell'e-commerce, apparentemente, poi ci sono le proprie difficoltà, diciamo, il sistema commerciale distributivo si altera e si trasforma, e alcune posizioni di vantaggio che aveva le grandi catene di negozi, se non si adegua, perde posizioni competitive a favore, per esempio, di piccole imprese che emergono e hanno capacità di accedere a mercati, a pubblici e a paesi assolutamente ingestibili in modo precedente. Può consentire, per esempio, di tagliare la catena distributiva. Non ci sono grandi esempi, ma ce ne sono alcuni in cui il produttore e il consumatore sono in diretto quindi contatto. Quindi, per esempio, gli utili per un'azienda sono maggiori in questo possono caso? Possono essere maggiori, però è chiaro che quando si nasce un nuovo modello di business, ci sono i fiori, ma ci sono anche le spine, ci sono le rose e le spine. Quali sono le spine dell'e-commerce? Le spine che devono essere molto bravi. Bisogna essere molto bravi. Perché non è facile, in realtà. Non è facile essere bravi, ci sono due mondi. No, ma poi secondo me, anche adesso guardando le cose da fuori, dottor Rangone, lei che ne studia anche tante di aziende, cioè in realtà non è facile per un'azienda approcciarsi all'e-commerce e soprattutto ci sono dei benefici che in questo caso potrebbero essere persi dalle aziende, proprio perché magari non capiscono bene il tipo di modello da... Allora, riprendo il tema dei fattori critici di successo dell'e-commerce, perché mi sembra molto interessante, no? Allora, in realtà, e poi invece evidentemente tocco anche questo tema. Allora, sono tre le aree fondamentali per riuscire a fare un'iniziativa di e-commerce efficace. La prima riguarda il prodotto. Seconda, il tipo di servizio che, nonostante l'online e internet, io devo erogare. La terza sono le competenze del team che svolge questa attività. Allora, rapidissimamente, prodotto. Online, mediamente i prodotti costano di meno rispetto a quello che accade nei canali tradizionali, quindi occorre essere in grado di avere un'offerta di prodotto scontata. Oltretutto gli sconti vanno dal 10 al 25%, quindi non dettagli. Esattamente, soprattutto in questo periodo storico, per una famiglia dal 10 al 25%. Quindi prezzi bassi nell'abbigliamento si arriva anche al 25%, quindi occorre per qualunque impresa, per una buona parte delle imprese, stare molto attenti al prezzo, perché il consumatore online spesso e volentieri cerca un beneficio di vuole prezzo, spendere di meno online. Ma le nostre misure, le nostre ricerche dimostrano che così è, perché 10-25% di risparmio vale mediamente. Ma questo 10-25% di risparmio per il consumatore online deriva dal fatto che il consumatore online ha un rischio quando acquista online rispetto Eliminiamo completamente il tema del rischio. Va bene, nel non senso c'è problema, che, possiamo aspetta, acquistare dico, niente, proprio niente, niente, possiamo niente. Acquistare online, non corriamo rischi. Ma è così, vai. Per il mio non si corrono più rischi che nell'acquisto di qualunque cosa da commercianti anche fisici, cioè, quindi i rischi non ce ne sono di nuovi, per certi versi c'è maggiore tutele. Per certi versi c'è un problema di prendersi l'abitudine su certe questioni. Noi banche siamo lì anche, per esempio, con il sistema dei pagamenti, a cercare di limitare questo rischio. Cioè, laddove ci sia una banca che governa, come dire, l'intermediazione dei pagamenti, noi cerchiamo assolutamente di azzerare questo rischio. No, ma giusto per dare una cifra, perché adesso... Perché? Allora, il rischio principale è quello di frode legato al pagamento online. Bene, diamo un numero, no? Ecco, su 11 miliardi complessivo di venduto, vale 15 milioni di lire. Ecco, 15 milioni di lire. Di euro. Di euro, sì, di lire. No, 15 milioni di lire, 7 euro, ecco, 15 milioni, anche statistica. 0,15, no? Quindi di fatto una percentuale assolutamente bassa. E oltretutto, l'incidenza è bassissima, e oltretutto, nella stragrande maggioranza dei casi,
anzi sempre l'utente finale è tutelato, perché male che vada è il merchant, cioè il venditore, a dover perderci tra virgolette qualcosa nel caso accada questo fenomeno. Quindi incidenza bassissima, bassissima. Quindi questo è a vantaggio del e consumatore tipicamente tutelato, consumatore tipicamente tutelato. Ecco, quindi giusto per intenderci. Poi è chiaro che questo rischio si annulla completamente se oltretutto vado a comprare dai siti stranoti, no? Del brand internazionale molto noto, della catena italiana. Però allora, è vero anche che se prima abbiamo detto che da un punto di vista anche di startup, di nuove aziende, l'idea dell'e-commerce può in qualche modo agevolarle ad arrivare laddove con i canali tradizionali della distribuzione non arrivavano, allora in questo senso l'utente dovrebbe sentirsi tutelato anche se non va a comprare da siti di big company ma di startup, no? In qualche modo. Questo esattamente, questo è molto vero. In questo caso è chiaro che dipende poi chi c'è dall'altra parte, però alla fine statisticamente il numero che ho detto prima dimostra che anche in questi casi, anche quando io non so minimamente chi c'è dall'altra parte del mondo, dell'Italia, che mi vende, l'incidenza e il rischio che qualcosa accade è assolutamente minimale, marginale. Poi uno dei vantaggi, almeno io nella mia esperienza, per come ho usato l'e-commerce, uno dei vantaggi è che tu sei è anche un rischio, perché spendi tanti soldi con l'e-commerce, perché sei a casa, sei sul computer e puoi sognare di avere delle cose che magari una vita che ti fa stare che ti fa stare al lavoro dalla mattina alla sera non ti consente di avere, perché nella boutique tradizionale non riesci ad andare. E sono anche in grado di farti arrivare i prodotti nel giro di 24-48 ore. E da un certo punto di vista anche l'idea di poter fare una resa, se quella cosa non corrisponde, adesso sto parlando di abbigliamento in particolare, se quella cosa non corrisponde ai tuoi desideri, ti dà l'idea anche della boutique, che tipo della grande boutique che ti porta a casa l'abito, tu lo provi e lo rimandi indietro. Hai quindi toccato, ti senti proprio, esattamente, ti senti un protagonista. Gli altri due fattori critici di successo che stavo dicendo prima, no? E così chiudo: prezzo, sconto; secondo, ampiezza di gamma, avere un'infinità di possibilità di scelta. Questa è un'altra caratteristica dell'online che tipicamente non ho nel punto vendita fisico, piccolo o grandissimo che sia. In alcuni casi, per alcune merceologie, il numero di prodotti che io online posso scegliere è 5 volte superiore al più grande punto vendita fisico corrispondente. Quindi le aziende stanno puntando molto a mettere il prodotto sull'e-commerce. Ti chiudo il terzo digitale, che è il servizio, il livello di servizio che tu dici logistico. Su questo invece le aziende stanno in Italia stanno puntando molto. Purtroppo il bicchiere è metà pieno e metà vuoto, perché una delle grandi differenze rispetto agli altri paesi europei, e dal quale deriva anche il fatto che il nostro e-commerce è ancora più indietro da un punto di vista di percentuale di incidenza sul totale vendite, è proprio il fatto che tante grandi insegne della distribuzione organizzata e della grande distribuzione non sono ancora scese online. Giusto per dare dei numeri, mentre nella distribuzione non alimentare ormai una su due delle grandi insegne sono scese online, nella distribuzione alimentare ad esempio questo non vale assolutamente. Il 90% delle insegne della distribuzione alimentare non hanno ancora deciso di fare qualcosa online. Questo è uno dei motivi per cui il nostro paese è ancora più indietro rispetto agli altri. Noi ci aspettiamo però nei prossimi anni la discesa in campo di tutti i grandi nomi della distribuzione organizzata e della grande distribuzione. Certo, proprio questa è la grande differenza, ne parlavamo prima con Andrea, prima della trasmissione. Altrove la grande parte dell'e-commerce è presa dai venditori di prodotti fisici discreti. In Italia invece è preponderante ancora, ma diciamo 50-50, dai servizi, dai beni immateriali, dove si può, lì l'online ovviamente è la massima di espressione, perché non c'è una consegna fisica, a volte un biglietto, un ticket, ma che ormai sono tutti dematerializzati. Nel mondo fisico c'è da una parte sì la diffidenza infondata, ma c'è anche le imprese che non sono entrate ancora in questo mondo. Però perché hanno paura di non avere una user experience di livello, cioè di non consentire, di non essere capaci di gestire la catena logistica, di avere paura anche, ci sono degli investimenti da fare, si parlava prima del team, il terzo elemento che ricordava Andrea prima. Le competenze non sono così diffuse. Noi abbiamo un paese in cui è drammatica la disoccupazione giovanile.
Ma però è drammatica anche perché non stiamo investendo su queste nuove però competenze. Però abbiamo anche un paese all'interno del quale, se c'è un giovane che vuole in realtà trovare lavoro, è forse nel mondo del digitale che deve cercare di entrare in qualche modo. È uno dei campi sicuramente, ma soprattutto perché siamo adatti come italiani, proprio culturalmente adatti a fare questo mestiere. Coloro che lo fanno, l'Italia è comunque, siamo eccellenti, soliti luoghi comuni della moda e del cibo, ma il digital design, la user experience design ci sono congeniali proprio come caratteristiche di paese, e dobbiamo riuscire soltanto a esprimere queste capacità, e spero l'università che Andrea rappresenta faccia qualcosa su questi argomenti. È proprio così. È molto vero, tu hai 30 lei ha no, 30 30 osservatori di digitale, tra cui appunto il primo nel 99 di e-commerce. All'interno degli osservatori, per esempio, ci sono non so, anche numeri relativi a quanti ragazzi vogliono accedere al mondo del digitale? C'è possibilità anche per chi ci sta guardando da casa e riguardo il mondo del digitale ne è curioso in termini di speranza professionale, in che modo si può entrare magari a far parte del mondo del digitale in maniera fruttifera, però, perché ci sono molti ragazzi che sono appassionati ma poi lo devono far diventare un lavoro in qualche modo, no? E il mondo dell'e-commerce, visti i numeri, perché abbiamo notato che il mondo dell'e-commerce ha creato 2,5 milioni di posti di lavoro con oltre 550.000 aziende attive nelle vendite, quindi in questi 2,5 milioni di posti di lavoro ci possono essere dei giovani valorosi italiani. Allora, questi sono dati mondiali, no? 2,5 milioni sono dati mondiali. Allora, vediamo un po'. Il tema è chiave ed è bellissimo, provo a dare due o tre elementi. In realtà la situazione è un po' paradossale, perché è paurosamente vero che il mondo del digitale, come dicevi, e in particolare quindi nel mondo digitale, nel mondo dell'e-commerce, è un mondo fatto per i giovani. In maniera molto semplice, sappiamo tutti, perché molti giovani nascono in questo mondo, a differenza del sottoscritto, ecco, che invece ha fatto un pezzo rilevante della sua vita nel mondo analogico, visto che il mondo internet, così come lo conosciamo, nasce nel 93. Quindi i giovani sono naturalmente predisposti a capirlo, a comprenderlo e quindi concettualmente anche utilizzarlo da un punto di vista professionale. Questo è l'elemento positivo della situazione. L'elemento negativo è che purtroppo non accade ancora così, almeno non nei grandi numeri di massa. Perché? Perché spesso il giovane nel suo percorso formativo, nella scuola primaria e secondaria, ma anche purtroppo nel percorso universitario, non riceve così stimoli così chiari in quella direzione. Per cui oggi, ancora almeno in Italia, in realtà si studiano tantissime belle cose, molto molto utile, ma c'è una scarsa attenzione sull'insegnare, tra virgolette, cosa significa sfruttare in chiave professionale il mondo digitale. Scusa, mi stai tra virgolette dicendo che un'azienda che si vuole lanciare perché ha un prodotto adatto in e-commerce deve chiedere consulenza o piuttosto prendere a lavorare stranieri, o c'è la possibilità di fare un team italiano? La possibilità di fare c'è. Ma non è così scontato che si trovino profili già, ecco. Poi è chiaro che intanto università, ci mettiamo anche quella da cui vengo io, il Politecnico di Milano, se è chiaro, intanto università ormai è da anni che ci sono percorsi formativi ad hoc sul mondo del digitale, no? Ecco, però mediamente non è così, per cui se uno ha bisogno di alcuni profili che sono quelli sull'e-commerce, ma sono anche quelli sul tutto il mondo del digital advertising, tutto il mondo del marketing digitale, tutto il mondo del mobile, no? Parlavamo prima, pensiamo all'incredibile mondo delle mobile apps, eccetera. Ecco, alcuni di questi profili in realtà non è così facile trovarli, così come anche profili di natura più tecnologica, cioè persone che siano in grado oltretutto di sviluppare il sito di e-commerce o di sviluppare la mobile app. Questo perché? Perché tutto sommato siamo un paese in cui la cultura del digitale è purtroppo ancora bassa, a partire da chi dovrebbe avere un ruolo di educatore ai vari livelli del nostro sistema formativo. Detto questo, stiamo recuperando anche molto in fretta, no? Quindi questa è più una fotografia. Torniamo, diciamo, alle così. Parole di Calvino, affrettati lentamente, sì, ci siamo affrettati lentamente. Mi sembra centratissimo. Invece da un punto di vista bancario, no? Io so che lei voleva venire oggi con il maglione, ma dalla regia le hanno consigliato di rappresentare il profilo bancario. Quindi sono noi apprezziamo la sua eleganza, e anche l'utente, credo, perché comunque la giacca e la cravatta adesso con l'e-commerce forse non varrà più, però anche entrando nell'home banking non vale più perché non vedi più dall'altro lato. Però l'idea che dall'altro lato figurativamente ci sia una persona in giacca e cravatta, che insomma per me è come, per esempio, quando vado sull'home banking penso che dall'altro lato ci sia una persona che mi risponde, e così mi funziona molto bene perché io faccio le mie cose e figurativamente immagino di avere a che fare con
una persona che insomma mi che concretizza le mie richieste. Però a parte questo, e sono i sogni delle insomma di noi. Poi ci ritorno su questo, ci ritorna? Fra un secondo. No, allora mi dica solo. Allora, guardi, è esattamente così nello bank. E lo bank l'abbiamo pensata così. Primo, c'è proprio una persona dall'altra parte. Ha visto. Secondo, lo può vedere. Perché ogni tanto con questa persona ci parla in videoconferenza. Quindi Hello Bank, per questa cosa faccio un piccolo riferimento, non per fare la pubblicità. Ma, vabbè, ma siete i padroni di casa. Ma però esattamente per questo. Abbiamo cercato, infatti la differenza fra una banca online che fa un banking e una banca digitale è proprio questa, che una banca digitale è fatta anche di persone che si vedono e che interagiscono esattamente con, ecco, il cliente. Ecco, mi dà una questo mano per dire, a capire poi, la... Poi torno alla sua, no, domanda però io principale. Poi dopo le chiedo la cosa che volevo chiedere, però mi dà una mano invece personalmente a capire la differenza tra banca digitale e banca online. Allora, tutto sono spesso nominalismi arbitrari, ognuno se la tira come gli pare. E veramente il discorso però è molto attinente a quello che facevamo prima sull'e-commerce. Direi che l'home banking, di cui siamo stati tutti, come dire, fautori in questi ultimi 15 anni. Quindi home banking, perché bisogna inventare serve... un glossario, cioè la banca a casa, sì, detta l'italiana. L'home banking nasceva così. C'era la cassa, il cassiere, l'agenzia con la cassa. Con l'home banking si sostituiva il cassiere, cioè invece di fare il versamento, i saldi, i movimenti, fino a 20 anni fa si doveva andare... fisicamente in banca. Lei tu non te lo ricordi perché è troppo giovane, ma si andava fisicamente in banca a fare queste cose. Una certa generazione abbiamo fatto l'home banking, quindi ha sostituito sicuramente tutto quello che è commodity e capacità di fare servizio. Ovviamente anche comprare titoli in borsa, cioè alcune cose anche importanti e sofisticate. È una banca digitale, come nell'e-commerce, è una banca a 360 gradi, che fa tutto il servizio commerciale, di consulenza, di assistenza al cliente. Le banche svolgono, ancorché non sempre amatissime, svolgono un compito fondamentale nella società. Sono capaci di accompagnare il cliente nei momenti cruciali della vita, per esempio come acquistare casa. Un mutuo. In Hello Bank si può fare comodamente seduti a casa propria, sempre. Poi non è che ci mettiamo meno perché si preme un bottone e tutto digitale. No, anche perché abbiamo detto col dottor Rangone che è anche difficile trovare le competenze per strutturare una banca digitale. Per esempio in Hello Bank abbiamo messo a disposizione un servizio che si comincia a chiedere il mutuo su online e poi non uscendo mai di casa, perché quando ci saranno bisogno di presentare i famosi documenti, quelli difficili cartacei, viene un corriere a prenderli. Ma si può andare dalla richiesta di mutuo a tutta la fase di istruttoria e processo fino all'erogazione senza incontrare mai fisicamente un bancario. Però invece nel caso del dottor Contini siamo stati contenti di averla incontrata. Questo per dirle, quindi... Cosa possono fare le banche? Le banche possono fare molte cose. Nel campo dell'e-commerce generale cercano ancor più di ritagliarsi, competendo con altre strutture, il ruolo di gestore del sistema di incasso e pagamento, che è un ruolo che ovviamente ci competeva, che oggi è messo in minaccia da altri operatori non bancari, e quindi lì in termini di sicurezza stiamo lavorando. Quello di diventare noi stessi attori dell'e-commerce per quanto riguarda i nostri servizi meno scontati, quelli non operativi, ma ci sono altre due funzioni che forse sono meno intuitive. In alcune banche si sta pensando, lavorando, non è ancora, di diventare anche aggregatori di servizi, di far incontrare la nostra clientela, per esempio individui, con la nostra clientela imprese, creare punti di commercio e di scambio, quelli si chiamano i marketplace. Quindi le banche, creando uno small world all'interno della banca oppure? Ora all'interno della, cioè di diventare facilitatori di questi momenti di aggregazione, perché è vero che l'e-commerce, come dicevo prima, consente a chiunque di aprire la propria bottega sul web, ma è vero anche che poi alla fine non è facile, gli investimenti ci sono e quindi c'è bisogno di qualcuno che ti aiuti. Quindi l'avere equilibrio fra una piccola impresa che vuole andare online e il grande colosso alla Amazon e così via è sproporzionato. Diventare aggregatori, in fondo Amazon è un grande aggregatore di servizi e di progetti. La quarta, per me fondamentale attività su cui noi come BNL e come Hello Bank siamo impegnati, è l'educazione digitale, l'educazione finanziaria. Ieri abbiamo fatto il nostro ennesimo Educare Day in 500 agenzie di BNL, dove effettivamente siamo impegnati
nel creare educazione, non nel senso di vendere i nostri prodotti, ma per far capire uno dei grandi drammi oggi del rapporto banca-cliente è che c'è uno squilibrio di conoscenze e di culture. Dobbiamo riuscire a fare. Il web, l'e-commerce, il digitale è uno strumento fondamentale per diffondere conoscenze e questo non le usiamo. Per esempio, molte cose che oggi, anche questa trasmissione che facciamo oggi, serve per mettere a disposizione tutte informazioni che altrimenti quelle belle di Rangone, non le mie, potevano essere difficili di accesso. Poi Rangone ha parlato anche del fatto che c'è una generazione, e purtroppo non è la mia, io sono dell'80, quindi sono cresciuta senza computer. Però c'è una generazione, c'è gente del 90 che vota, quindi oggi hanno 23 nativi anni. Digitali, esatto, sono dei nativi digitali. Sì. Però noi, secondo me, la cosa che come paese dobbiamo anche puntare a fare, piuttosto che parlare con le signore e dire ma io spererei di poter trovare il supermercato aperto fino alle 10 di sera, ecco il supermercato farglielo avere sullo schermo del computer. Cioè, più che puntare, che poi è anche bello fare la spesa del supermercato alle 10 di sera, ogni tanto quando riesco anche la domenica trovo il supermercato aperto, è sempre una gioia. Però la possibilità invece di convertire molte delle modalità di acquisto delle persone non native digitali ad un e-acquisto, cioè ad un e-commerce che vada dall'abbigliamento ai servizi piuttosto che non alla spesa, forse è un pochino l'obiettivo anche della formazione di Allobank, è l'obiettivo anche... No, questo è un tema importante, perché comunque in questo processo di trasformazione culturale degli italiani, non solo dei nativi, è assolutamente chiave. Scusate, quando parliamo di nativi mi viene in mente il film il film Avatar, mi sembra di essere su Pandora, però noi che non siamo nativi ma siamo un'altra parte, no. Come ci arriviamo a Pandora? Io non sono nativa. Hai iniziato 12 anni ad avere le 13 anni. Ma non è vero, mia figlia ha un anno più di te, il computer ha avuto 8 anni. Ma perché magari eravate particolarmente illuminati? Io vi giuro che ho fatto la mia tesi ed era il 2005. Avevo, questa era la mia velocità di digitazione. Nessuno è perfetto. Ero molto calviniana, andavo con grande lentezza, quindi non sono nativa. No, tornando al tema. Effettivamente, prevalgono evidentemente i non nativi in questo momento in Italia, certo. Ed è loro su cui dobbiamo cercare di agire per questa trasformazione culturale verso il digitale. In realtà l'evoluzione tecnologica ci aiuta, ecco, diciamo questo, ci aiuta perché? Perché lo sappiamo tutti, oramai il digitale e internet in particolare sta uscendo dal posto, dal canale in cui è nato, cioè il personal computer. Agli italiani il personal computer non è mai piaciuto. Siamo ancora un paese in cui poco più del 50% delle famiglie ha un personal computer a casa, quando in Nord Europa siamo al 95%, negli Stati Uniti oltre il 100%. Da noi, purtroppo, per n motivi, il personal computer non è mai piaciuto. E quindi, se il personal computer non c'è, il vecchio internet, quello che si basava sul personal computer, è tutto sommato in Italia è penetrato poco. Ma il problema non è anche la velocità della rete. No. dopo ti torno, finisco però il messaggio. Scusa. Nel senso, no, qual è il tema che voglio dirti? Che adesso internet, sto uscendo dal personal computer, dove va internet? Questo, vedi, ecco, nel tuo cellulare. Pensavo che era il mio. Esattamente con la stessa folder, pensavo già di... Ecco, quindi, nel tuo cellulare, non c'è un tablet che così... No, va nello smartphone, va nel tablet, va nello schermo televisivo, piatto, no? Perché ormai abbiamo sentito tutti parlare di Connected TV o di Smart TV, no? Ecco, la maggior parte oggi delle Smart TV che troviamo in qualunque negozio, delle televisioni, sono immediatamente... Allora, se internet diventa così ubiquo, se internet entra ovunque con sto giochi, smartphone, allora è chiaro che anche quello che tu dicevi è molto più semplice anche per una qualunque signora, signore, sia ben chiaro, non nativa digitale, abituarsi, prendere sul telecomando e fare due clic, avere immediatamente la possibilità di vedere cosa c'è sullo store in vendita. Quindi quello che voglio dire è che l'internet si sta trasformando oggi in un internet più vicino agli italiani, più vicino alla loro sensibilità culturale. Banalmente il cellulare e la televisione sono oggetti stramati dagli italiani, molto più del personal computer. Chiudo dicendoti il tema che tu dicevi della banda larga, in cui ho detto no, nel senso che per la carità, il digital divide infrastrutturale, parola pomposa per dire che diciamola in italiano, perché bisognerebbe inventare un dizionario apposito, cioè italianizziamo. La traduco. Esatto, grazie. Per noi tutti, diciamo che effettivamente
effettivamente esistono ancora alcune remote parti del territorio italiano in cui la banda non è così larga, no? Potremmo chiamare discriminazione digitale. Ti ringrazio, ci ho pensato molto, non ho capito cosa dire. E quindi, ecco, c'è un razzismo digitale. No, diciamo, è una discriminazione digitale, è dovuta ormai a dove si abita, al fatto che in una zona impervia o poco però riguarda, però è una discriminazione digitale. Hai ragione, discriminazione, però prima di cablare tutto il territorio, no, ma quello, esatto, quello che voglio dirti, però è una discriminazione che riguarda poche aree, se proprio la guardiamo sull'Italia, poche aree limitrofe, eccetera. Nella maggior parte dei casi non è quello il problema, è molto più una discriminazione culturale, quella che dicevi della signora o del signore, molto più abituati a scendere a comprare in negozio piuttosto che aprire lo schermo televisivo o lo smartphone. Però uno degli elementi che potrebbe portare queste signore, per esempio, ad operare in maniera frequente sull'e-commerce non potrebbe essere il Made in Italy inteso anche come vendita dei prodotti. Per esempio, io che sono un amante del cibo, la mozzarella di Battipaglia, se io potessi averla comodamente a casa, dopo è vero che c'è anche la boutique, però io me la ordino la sera e la faccio arrivare a casa. Questo per dire quanto conta spingere i prodotti made in Italy sull'e-commerce, cioè quanto conterebbe a livello di rendita diciamo in Italia, e quanto conterebbe a livello mondiale, dove entrambi siamo leader come se ne parlava qualità. Anche prima, sicuramente per il piccolo operatore, sicuramente l'elemento fondamentale attraente di queste cose sono i cosiddetti mercati di nicchia. Qualcuno, lo dico con uno slogan risaputo dagli addetti ai lavori, cioè dai mercati di massa alla massa dei mercati. Cioè, vale a dire, invece di avere un mercato di massa, pochi prodotti per tutti e tantissimi prodotti per pochi. Perché a te piace la mozzarella di Battipaglia, all'altro gli piace la cosa particolare e così via. Qual è la barriera? Che poi si superano. La barriera è il fatto che qualcuno prenda in mano il pallino e faccia l'aggregatore. Ci vogliono anche dei leader di movimento in alcuni elementi. Quindi lei crede che sia necessario che queste piccole aziende vengano in qualche modo indirizzate sull'e-commerce da un aggregatore? Aiutate. Anche da aggregatori, non soltanto. Questo può farlo Hello Bank, può farlo una banca? Non necessariamente la banca, insomma, nel caso del campo dell'alimentare, dipende dai settori. Però è chiaro che c'è bisogno, è un mercato in grande fermento. Siamo in una società, come si dice, piena di opportunità. Molte minacce, ma le minacce le conosciamo ormai bene, ce le dicono tutti i giorni in televisione. Quelle che non conosciamo forse ancora bene sono le opportunità, cioè, e questo, ci sono degli operatori coraggiosi in Italia, abbiamo degli esempi straordinari di qualcuno dei grandi e-commerce italiani, ce ne sono alcuni. Uno di questi, mi faccio un po' di pubblicità, è quello dell'abbigliamento, IUX. Questo mese siamo in diciamo in partnership su Hello Bank, ma ci possono essere altri nel cibo e così via. Quindi bene se il piccolo imprenditore ce la fa da solo, è bene che vada su internet e si conquisti i propri mercati, ma c'è bisogno anche forse di qualcuno che prenda, ma questo vale anche quindi un contenitore più grande per tenere al suo interno imprenditori capaci di far muovere diciamo queste grandi eccellenze. C'è spazio per questo tipo di impresa? Per me c'è uno spazio enorme, perché c'è il cliente come Cristiana Capotondi, esatto, che la comprerebbe la mozzarella tutte le sere. Quindi, però la mia domanda è anche un'altra, però questa è di numeri, quindi dottor Rangone, quanto incide l'e-commerce nelle esportazioni del Made in Italy nel mondo? Ci sono dei numeri ci sono già dei dati? Sì, sì, ci sono. Allora, ritorno agli 11 miliardi citati prima, no? Il totale e-commerce italiano è 11 miliardi. Di questi circa 2 miliardi sono quelli venduti all'estero, quindi siamo intorno a un 18% più o meno di incidenza. Con una crescita, però, facciamo una precisazione, sì. 11,3 miliardi sono il flusso monetario delle transazioni di e-commerce che sono partite dall'Italia, non di acquisto Made in Italy, quindi 2 miliardi sono esattamente, quindi 11 stranieri. 11,3 miliardi è tutto ciò, è il flusso di e-commerce che dall'Italia, dagli operatori italiani, parte e finisce tipicamente in Italia, oppure appunto nel per 2 miliardi, miliardi all'estero. All'estero. Per 2 questa miliardi cifra all'estero. Deve crescere, però. Brava. Allora, già quest'anno 2013 è cresciuto. Già quest'anno è cresciuto in realtà del 30%, quindi comunque è la componente dell'e-commerce che sta crescendo assolutamente di più. Ci aspettiamo possa effettivamente crescere molto di più. Qual è qui il problema? Ancora una volta, da una parte c'è un mercato mondiale che è paurosamente pronto a comprare online i nostri prodotti, no? Mozzarelle e non solo. È paurosamente pronto, perché abbiamo una reputation in giro per il mondo per i prodotti del Made in Italy in tantissime categorie merceologiche incredibile. Quindi abbiamo un mondo pronto ad accogliere. Il problema, ancora una volta, è di natura culturale.
In realtà molte delle imprese, magari anche piccole, che hanno a disposizione questi prodotti unici, non hanno ancora capito e non hanno la cultura e le competenze di cosa significa vendere a livello internazionale. In realtà non è poi così complicato, no? Basta un minimo di investimento, però bisogna sapere come gestire la logistica, quindi interagire con i vettori internazionali che ormai ci sono pronti ad aiutarci, sapere come andare a gestire il marketing online, l'advertising online, ad esempio le parole chiave su Google piuttosto che su Facebook, in Germania piuttosto che in Regno Unito o in Cina. Cioè sono tutte cose che non sono stratosferiche in realtà, non sono complicate, però bisogna saperle fare. Se anche un piccolo operatore, un piccolo produttore di mozzarelle, queste cosine le fa, inizia a investirci, magari si dota di quel ragazzo di cui parlavamo prima, smart, in gamba, che conosce, ecco, è in grado di ottenere risultati molto molto rilevanti. Allora, questo determinerebbe anche, secondo me, anche se siamo uno dei paesi più visitati al mondo, per induzione, rispetto al prodotto che viene acquistato dall'estero, un maggior turismo sul territorio. Il turismo del cibo è una delle grandi leve del turismo italiano. Ma anche di Made in Italy, inteso come per esempio la digitalizzazione dei musei, potrebbe essere anche una qualcosa di assolutamente vero. Questi sono degli scenari futuri, dei scenari molto interessanti, spero riusciremo a vederne lo sviluppo, a parlarne insieme. Io intanto vi ringrazio, è stata una mattina molto interessante, io mi sono chiarita le idee, come spero alcune delle persone che ci guardano dal computer, alcune delle persone che ci guardano da mobile. E volevo dare l'hashtag è hashtag HelloBankEdu. Se avete voglia di, insomma, di citarci e di far, o anche di parlarci, adesso capiremo con la regia se sarà possibile, ecco, lo vedete in sovraimpressione, se sarà possibile avere una conversazione diretta. La cosa che volevo fare è salutare i nostri ospiti. Grazie mille dottor Enrico Conti di HelloBank, grazie mille padrone di casa, no, quindi grazie a voi. Grazie al dottor Andrea Rangone, che sono comunque ingegnere, giusto alla fine, dopo sei 40 ingegnere? Minuti di dottore, sì. Sono ingegnere. Però sai che chiunque, io anche sono dottoressa, chiunque laureato è dottore, però ingegnere, grazie di essere stato. Il problema è che gli ingegneri ci tengono, capito? Gli ingegneri ci tengono. Va bene, è un ingegnere, ha ragione. Avreste capito dall'approccio molto mio. L'ingegnere Andrea Rangone ci segue e ci conosce meglio di quanto noi non conosciamo noi stessi, perché sa quello che combiniamo sul digitale. Noi parleremo alle 2:30 con degli altri ospiti, continueremo in questo mondo dell'e-world. Adesso andiamo a fare una pausa pranzo e una pausa sole milanese. Ci vediamo più tardi. Grazie. Grazie.